Un governo in generale, a maggior ragione per proprio formazione ideologica di centrosinistra, dovrebbe tutelare nel modo più assoluto, senza se e senza ma, le categorie più fragili, penso ai malati, soprattutto se stiamo parlando di persone affette da disabilità grave. Andiamo al nocciolo della questione, i ritardi da parte della Regione Puglia per quanto riguarda i malati di SLA, sclerosi laterale amiotrofica. Ne parliamo con Mino Borracino, consigliere regionale di Sinistra Italiana Liberi e Uguali. Un dramma nel dramma, un'offesa a chi già purtroppo ha ricevuto gli schiaffi della natura. Io davvero non ho parole per commentare l'atteggiamento dell'assessore al welfare Ruggeri e del presidente Emiliano rispetto a questo problema. È un problema che ha visto anche una manifestazione alcuni mesi fa sotto la presidenza della regione. In quell'occasione il presidente assunse degli impegni certi con gli ammalati, i familiari e i rappresentanti delle associazioni. Scoprire che ci ritroviamo ad agosto senza il nuovo bando, senza le linee guida, senza la certezza di chi dovrà percepire questo assegno, che parliamo di 1000 euro al mese, che poi è stato rimodulato ed è sceso a 900 euro al mese, rispetto a come dire, dinamiche familiari che rappresentano un disastro, perché immaginate che significa assistere un malato di SLA, è una cosa incredibile. Assistenza H24. H24 è qualificata, H24 è anche qualificata, e che quindi quelle 1000 euro non bastano assolutamente, e non avere la capacità di riuscire a comprendere questo dramma e soprattutto non ascoltare i suggerimenti che vengono dalle associazioni, che sono i rappresentanti dei familiari, che sono costituite da familiari degli stessi ammalati e che qui quindi hanno tutti gli interessi a mettere in campo suggerimenti per evitare lungaggini burocratiche e tempi lunghi per l'erogazione di questo assegno. Io dico che ha dell'incredibile, non ho parole su questa cosa veramente. Io penso che la politica dovrebbe fare un passo indietro rispetto alle contrapposizioni, rispetto alle divisioni, e stare insieme per provare a trovare soluzione a drammi che non sono né di destra né di sinistra né dell'antipolitica, ma sono drammi purtroppo veri che soltanto chi li vive in una propria famiglia può capire di che cosa si parla.